Gianmarco Malavenda, allenatore della Filottranese, scontro al vertice tra squadre che stavano conducendo uno splendido campionato, è finita con una sconfitta per la vostra squadra. Un giudizio su questa partita? È stata una partita tirata molto, perché è tanto normale tra due squadre che stanno facendo benissimo, e io penso che la Castelfrettese abbia fatto una buonissima partita. Il primo tempo abbia meritato il vantaggio e dopo è uscita fuori la Filottranese. Sinceramente penso che il risultato del pareggio sarebbe stato più giusto, però merito alla Castelfrettese perché ha avuto un'occasione e l'ha sfruttata. Noi magari una mezza, un palo così, però non conta niente i pali. Merito alla Castelfrettese che sono state più bravi. Gli episodi, i calci piazzati in questa partita hanno fatto la differenza. La Castelfrettese ha fatto gol, la Filottranese ha preso il palo. Bravissimo, bravissimo, è quello. Però fa parte del gioco. Io sono contentissimo del gruppo perché stiamo crescendo tantissimo, è una squadra completamente nuova e il campionato è lungo, giochiamo e andiamo avanti. Gli obiettivi che ci era proposti la società era di riportare il pubblico allo stadio, lo stiamo portando anche fuori, quindi noi siamo contenti, lavoriamo con serenità e una bella partita sotto l'aspetto agonistico e basta, non c'è da dire. Una squadra filottranese che aveva grandi numeri fino ad oggi, tanti gol fatti, un solo gol subito, questo è il secondo, segno di una grande solidità, segno di una squadra che vuole arrivare fino in fondo. Sì, sicuramente, noi non è che ce nascondiamo, tanto la squadra è stata costruita per far bene e la squadra è solida, è unita e ci sta che si perda, perché tanto fa parte del gioco. Mister Malavenda, tante esperienze in categorie superiori, tante panchine d'eccellenza, che mondo ho trovato in prima categoria? Ma un mondo nuovo sicuramente, perché non lo conoscevo, pur avendoci magari giocato, no, ci ho giocato l'anno di Camerano, e la cosa che ho notato è che c'è grande agonismo, però ci sono anche dei buoni giocatori, perché anche la Castelfrettese stessa c'ha giocatori che hanno calcato palcoscenici più importanti, da noi, Castelbellini, ci sono diverse realtà. Però la cosa che mi preme dire è che, a parte il campionato, ho trovato una realtà veramente bella, persone sotto tutti i punti di vista che non ci fanno mancare niente e quindi ringrazio sempre Filottrano di avermi dato l'opportunità di allenare. Tanta gente oggi alla partita, al Fioretti, per una gara di prima categoria, penso che comunque sia per un allenatore, per un addetto ai lavori, è sempre un piacere risvegliare tanto interesse. Assolutamente, assolutamente, fa piacere, e proprio come hai detto te, una partita di prima categoria magari non porta interesse. Se c'era tutto questo pubblico è merito della Castelfrettese e della Filottranese. Grazie. Grazie a te. Ciao, complimenti. Ciao di nuovo. Grazie. Iuri Bugari, tecnico della Castelfrettese, lo scontro al vertice con la Filottranese, avete ottenuto una vittoria 1-0, è la prima partita, a parte quella di Montemarciano, dove non si subisce gol, quindi anche sotto questo aspetto penso che c'è soddisfazione da parte tua. Sì, sicuramente enorme soddisfazione, al di là del risultato, ma quello che io avevo chiesto ai ragazzi è di fare una prestazione maiuscola, senza neanche caricarla più di tanto, perché vedete, prematuro di lasciar perdere la classifica, ma di fare, ecco, una prestazione accorta, con concentrazione fisica e anche tecnica. Ha deciso un calcio piazzato, un calcio d'angolo finalizzato a Tommaso Mazzarini, la Filottranese invece ha preso la traversa su un altro calcio piazzato nella ripresa. Che partita hai visto? Ma sicuramente, senza peccare di presunzione, ho visto una partita di categorie superiori. Queste partite in prima categoria si vedono poche, perché comunque entrambe le squadre, chi di più nel primo tempo, chi più nel secondo, comunque hanno dimostrato di saper giocare anche la palla a terra, con azioni insomma provate in settimana, e poi dopo c'è sempre l'episodio che cambia la partita. Noi siamo stati bravi a fare gol, loro un pochino sfortunati sulla traversa, però alla fine ci siamo difesi bene e non è che abbiamo subito chissà quale occasione da gol, anzi altre partite abbiamo subito molto di più. 8 partite, 2 pareggi e 6 vittorie, Castelfrettese in questo momento solitaria in vetta. Come dovrà procedere il cammino della squadra biancorossa? Ma noi
io ho già detto a tutti i ragazzi, noi dobbiamo fare questi tipi di prestazione, e magari nel secondo tempo migliorare un po' la fase tecnica, perché con qualche passaggio migliore si poteva magari andare a conclusione a rete e giocare così tutte le partite. Poi dopo ci sono avversari magari un pochino meno organizzati e quindi riusciamo a fare un po' di più. Loro sono una buonissima squadra, quadrata, forti in ogni reparto, ma noi abbiamo dimostrato che possiamo stare lassù insieme a loro fino a fine campionato. È una Castelfrettese che ha risvegliato anche l'interesse del pubblico. Oggi, anche grazie alla gente a corsa da Filottrano, c'era uno stadio pieno. Penso che per un allenatore anche questa è una soddisfazione, vedere l'interesse intorno alla sua squadra. Ma senz'altro interesse, però io sono concentrato sui miei ragazzi. Come ho detto l'altra volta, c'è un gruppo eccezionale, perché prima della partita l'ho detto, quando ho detto la formazione, ho detto guardate anche chi abbiamo in panchina, chi abbiamo in tribuna. Sono tutti ragazzi che potrebbero giocare in qualsiasi altra formazione, qui in prima categoria, quindi quella è la nostra forza. E niente, io ho detto continuiamo su queste prestazioni che la gente inizierà a essere curiosa e magari ci inizia a seguire sempre più numerosa. Stessa domanda fatta per Malavenda, tu hai giocato in categorie superiori, hai allenato in Serie D, che mondo hai trovato in prima categoria? Ma allora, in questo ambiente qui a Castelferretti, come ho parlato prima la partita con Gianmarco, che è un amico, noi non possiamo che essere soddisfatti, perché io qualsiasi cosa ho chiesto alla società, la società si è fatta veramente carico di qualsiasi cosa, è andata anche oltre, e quindi io non posso che essere soddisfatto. E come ho detto sempre prima della partita, ragazzi, ho detto, siamo continuamente in debito e possiamo solo ripagarli con prestazioni così. Grazie. A voi. Tommaso Mazzarini, giocatore della Castelfrettese, può fare più ruoli. Oggi Castelfrettese Filottranese 1-0, scontro al vertice tra due squadre che stanno comandando al momento il campionato, ha deciso una tua rete, penso che un sabato così è da ricordare a lungo. Eh sì, sì, bello. Più che per il gol, per la vittoria in generale, ci voleva, ci stava, loro primi a pari merito con noi, giocavamo in casa nostra, quindi era importante far bene e dimostrare anche a loro che anche noi possiamo dire la nostra quest'anno. Per il gol in sé per sé, bello, Nicolò Parasecoli mi ha messo un'ottima palla, non ho avuto neanche il bisogno di saltare, quindi il merito è la maggior parte suo, e contento, anche c'era tanta gente sugli spalti, capita raramente, quindi atmosfera bella. Ecco, proprio questa atmosfera fa sì che partite così siano sentite per voi giocatori, per i tecnici, per i dirigenti stessi. Avete risvegliato, anche grazie alla Filottranese stessa che ha portato tanta gente, l'interesse per questo girone di prima categoria. Sì, sì, sì. E quest'anno penso che questa squadra si merita gente che sostiene il popolo, la città. Questa società ha un grande passato e quindi è giusto che la gente ricomincia a venire allo stadio, perché ci fa bene a noi e fa bene al paese in generale. Sei cresciuto qui nel settore giovanile, poi hai avuto esperienze con Atletico Albi a Gionazzaro in eccellenza, poi sei tornato. Quindi senti in modo particolare questa maglia, perché ormai è da tante stagioni, sia prima nel settore giovanile che adesso, che la frequenti. Sì, non direttamente, indirettamente sono cresciuto qua. Ho fatto gli allievi, ho fatto un po' un tratto di juniores qui e poi sono approdato in prima squadra e poi mi hanno mandato in prestito a Fano in eccellenza per crescere. Infatti per questo devo ringraziare questa società, che mi ha mandato appunto a Fano e alla Biagio Nazaro, a Chiaravalle, in prestito. Ho fatto due ottimi campionati e poi per motivi lavorativi ho deciso di tornare e sono contento della mia scelta. E adesso la Castelfrettese è solitaria in vetta, la strada è ancora lunga. Da giocatore che frequenta appunto questo ambiente da diverse stagioni, cosa ti senti di dire ai compagni? Ai compagni c'è poco da dire, sono tutti molto bravi, sono tutti di categorie anche superiore secondo me, quindi ognuno quando scende in campo sono sicuro che darà il 100%. E siamo un gruppo bellissimo, ci divertiamo, giochiamo tranquilli, la società
non ci fa mai mancare nulla e anche da parte loro non c'è nessun tipo di pressione, quindi mi sento di dire soltanto di continuare così, perché secondo me questa è la strada giusta per far bene. Lo sport è nelle vene della famiglia Mazzarini, tu sei bravo anche in un altro tipo di sport, che poi ci dirai quale, e tua sorella è un'ottima giocatrice di pallavolo. Sì, il secondo sport è il padel, e da questo ci ho creato anche il mio attuale lavoro. E sì, diciamo che lo sport è sempre stato, fin da quando ero piccolo, dentro la mia vita, quindi meglio di così non penso di poter fare.